Fratellino, ho appena finito di parlare con l'Anto. Tutto ok, tutto tranquillo, mi ha spiegato tutto. Senti, ascolta, l'unica cosa che non si è riuscito a leggere, però mi sono reso conto che effettivamente la scritta era molto piccola. Nella foto di Padre Pio che io ho modificato, ho aperto con un programma e l'ho modificata, avevo scritto questo, come se stesse parlando Padre Pio con te. E avevo scritto: lui ti stava dicendo questa frase, ti ha detto questa frase: figliolo, bravo, hai fatto la scelta giusta. La miglior medicina per la tua cura è la presenza di tuo fratello accanto. Quindi sappi che io sarò sempre con voi durante tutto il percorso fino alla guarigione. Questo avevo scritto. Vabbè, te l'ho detto a voce. Beh, oh, buonanotte, ci vediamo domani. Dormi, riposati, ok? Che domani è un altro giorno. Forza, cuore mio, tanto domani non dobbiamo fare un cazzo. Va bene, cerca di riposarti tranquillamente e di farti una bella e sana dormita. Notte, cuore mio, a domani, ti voglio bene, assai, assai. Non vedo l'ora che tu arrivi qua, capito? Ciao, fratello mio, ciao, ciao, ciao.